brunch. Brunch. Vuoi un po' di pepe? Via sì, grazie. Visto che non mangiano niente qua in giuria, noi ci prepariamo ancora prima. Facciamo un piccolo brunch pomeridiano. State con noi, tra poco cuochi e fiamme. Uova e fiamme oggi. Eccolo, eccoci, salve a tutti amici della 7, nuova puntata di Qualche Fiamme, pubblico bello caldo, tanti anche oggi, ma quanti siete? Belli, 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 belli come la mia trilogia preferita, i giudici di Qualche Fiamme. Elegante come sempre, lei si ciba soltanto di good food, Xaba dalla Zorza. Ciao Simone. Ciao Xaba. Devo dirlo, sono orgoglioso di Riccardo Rossi perché ha ampliato il suo ventaglio non solo a livello di termini e vocabolario, quelli tecnici e quelli inventati, ma soprattutto a livello gustativo. Complimenti. Grazie Simo, voglio dirti che io ho appena messo ieri il mio pezzo di zenzero nel cassetto frigo che stava da un anno sulla credenza e quindi adesso si riprenderà, vedrai. Fa stagionare gli ingredienti in frigo. Chi invece se li mangia subito in maniera rustica nonostante abbia un sangue blu che gli scorre nelle vene, il mio Barù, fa anche rima. Io buon gustaio. Ciao Barù. Amici, lo chef che le donne d'Italia vorrebbero avere chiuso in un cassetto all'utilizzo pronto. Siamo allo zenzero. Siamo allo zenzero. Alzato la mano. Alessio, ciao. Ciao Alessio, da dove vieni e che lavoro fai? Io sono di Roma, ho 32 anni e ho due locali, un ristorante e uno stabilimento. No, allora fuori. Però non si può. Sono chef. Ah, ecco. Mi occupo di tutt'altro. Sei un buon gustaio anche tu? Buon gustaio, amo assaggiare più che altro, ma non sto in cucina. Ma sai cucinare? Ci vediamo tra poco. Non so se sa cucinare Rita. Ciao Rita. Ciao, Sbona. Hai fatto no? No. Come, sai cucinare? No. Io vengo qui per te, per conoscerti. Vince la puntata di oggi. No, un bacio. Bene, da dove vieni e che lavoro fai? Sì, ci vedono tutti. Che lavoro fai e da dove vieni? Allora, vengo da Lecce e lavoro in banca. Saluta tutti gli amici di Lecce, saluta tutti gli amici di Roma. Allora, iniziamo. Prima sfida, non da punti. Chi vince sceglie dopo e ha un po' più di tempo per fare la spesa. Manualità. Una volta una mia amica Gwendalina mi chiamava frittatina da piccolo. Perché? Quando ho iniziato a lavorare in cucina, frittatina, perché è la cosa che ti lega molto alla cucina, fai una frittatina, no? Quindi quando ti approcci. Adesso la frittatina dovete farla e poi girarla e vi darò io il via perché vogliamo seguirvi bene con la telecamera e vedere se la appiccicate sulla cappa, se ve la lanciate in faccia o se si rivolta e si cuoce bene anche sull'altro lato. Due minuti, via! Le padelle sono calde, potete aggiungere se volete un goccio di grasso. Anche se il burro ci sarebbe meglio, però in questo caso avete a disposizione lì un goccio d'olio per rendere ulteriormente antiaderente la vostra padella. Allora, va da sé che a casa, anche con sottili così, con una spatolina sotto, senza fare grandi cose scenografiche, senza fare fenomeni, si infila la spatolina e si gira. Anche perché basta a volte aver sbagliato un pochino la cottura, che si sia attaccata un po' da un lato, quindi fate un po' di disastri. Se la volete saltare in maniera classica, magari prendete la padella quando è cotta, battetela. Quando dovete saltare qualcosa che normalmente si attacca un po', battete la padella non sulla piastra ma su un tagliere, in modo che soltanto le vibrazioni ve la stacca. Io uno dei ricordi più belli che ho di una frittata è quel rivo di uovo. Un rivolo d'uovo che parte qua dal polso, finisce al gomito, si forma una piccola pozza qua molto carina e poi dopo quando lo fai così riscende ma si ferma a metà. Ma quello è col coperchio, Ricky? A metà. Per il coperchio? No, è una cosa che... c'è una corsia preferenziale che molti lo chiamano becco d'uovo, proprio lo chiamano, cioè mi metto a posto il becco d'uovo della camicia, come lo faccio subito io, è una cosa qua molto bella che succede. Allora ci dovremmo essere, Alessio, sì. Vai. Oh. Convinto. Oh. Aiuto. Oh. Vinta. È una finta. Vado. Vai. Aiuto. Potete girarla anche con la spatola a questo punto. Grazie. Mi sa, Bravo! Vai! Bravo Alessio!
Bella questa prova, secondo me si può fare tutta una puntata con questa prova. Ma io l'ho fatta apposta. Rita. Così poi mi consola. Rita, hai fatto una... Vai, basta, metti qua. Hai fatto una... Sì. Hai fatto una frittata, in tutti i sensi. Ok, ecco, l'hai saltata bene e poi l'hai sfragnata, come dice Ricky. Signori, questo era solo un uovo fritto. Se tanto mi dà tanto... Io comincio a aver paura. Pure io. Sì, si è rotta dopo. Si è rotta dopo. Ho fatto bello Alessio, dai Alessio. Alessio posso. Vince la prova di manualità. Bravo. Ti do due opzioni adesso, da cui scegliere. Allora, club sandwich... Ah, beh, sì. O spring roll, l'involtino di primavera. Sì, buoni, buoni entrambi. Vado su spring roll. Spring roll, l'involtino primavera, è l'ingrediente base per la prova di abilità. Spring roll, involtino primavera. In realtà ci sono diverse versioni di questo involtino. Potete farlo un po' come vi pare. L'importante è che abbia la forma a cilindrica. Se lo fate fritto ben dorato, se lo fate freddo, vedo orbitare in cucina tutti i tipi di paste orientali. Quindi scegliete la vostra, fai la spesa. Deve essere buono, non creativo. Vai, Alessio fa la spesa. Rita, ti do il via io, Mi ero scordato che devo dare la ricetta anch'io. Come lo facciamo? Allora, io lo faccio con la pasta Fillo perché è la più facile da trovare. Altrimenti pasta wonton. Entra pure. C'è una pasta nei negozi orientali che è in sezione quad, in quadrati, praticamente molto elastica, che si tiene surgelata. Se la trovate, quella è perfetta. La chiamano pasta wonton, anche se non è esattamente la stessa cosa. Comunque, pasta Fillo più facile. Zucchine, germogli di soia crudi, cipollotto fresco, compreso del verde... Una carota e poi prendiamo un po' di tofu fresco, ce lo mettiamo dentro. Salsa di soia, tabasco e miele. E peperoncino a piacimento. Quello me lo sono scordato. Qua le facciamo con una carta di riso, qua abbiamo la Fillo. Ok, ingredienti sono, ci sono. 10 minuti, via! Torno subito lì perché ho fatto un po' di confusione perché mi invento queste cose al minuto, magari prendendo spunto anche da ciò che viene fuori. Quindi io vi do degli ingredienti, ma le verdure che vanno dentro possono assolutamente cambiare a seconda della stagione e soprattutto a seconda dei vostri gusti. L'importante è che siano verdure che possono cuocersi nel tempo in cui l'involtino dove le arrotolate è in bagno d'olio. Quindi anche il cipollotto fresco, che da crudo in questo caso potrebbe sembrare un po' forte, se tagliato sottile come tutte le verdure, un po' a bastoncino, un po' allungate, possono rimanere intanto con la stessa forma cilindrica, quindi per intendersi. Il verde delle zucchine tagliata a julienne, la carota tagliata a julienne, il cipollotto affettato finissimo, se volete lasciatelo un pochino in acqua e così perde un po' il forte, poi lo scolate e aggiungete il resto delle verdure, i germogli di soia, tutto ciò che volete aggiungere all'interno e poi il tofu spezzettato con le mani. Mi raccomando, serve il tofu fresco, se no non lo mettete. Se comprate il tofu quello sottovuoto a panetto molto rigido è soltanto pastoso. Se prendete il tofu fresco invece lo trovate nelle vaschette a bagno con il suo liquido di governo, quello è cremoso. Comunque, scelta vostra delle verdure e degli ingredienti dentro, l'importante è che abbiano appunto il taglio allungato perché andranno messi su un foglio di pasta Fillo nella parte centrale. Il foglio si piega a metà tornando verso il centro in modo che dalle due estremità sia coperto, non entri olio all'interno. Io faccio 3 giri spennellando con l'acqua e lo lascio un attimo riposare in modo che l'acqua con la farina della pasta possa fare collante e non lo vado a spennellare con nessun tipo di altro ingrediente tipo l'uovo, non lo fate, lasciatelo liscio così. Se lo volete spennellare soltanto esternamente, frittura a bagno di olio di semi d'arachide e poi lo faccio una piccola salsa dip con salsa di soia, tabasco, quello rosso piuttosto piccantino e un po' di miele. A volte metto il peperoncino in superficie fresco e il verde del cipollotto in modo da dare un po' di profumo. Rita, allora dimmi cosa vuoi fare e io farò sì che tu lo riesca a fare. Allora, visto che c'è Riccardo e quindi vorrei fare un piatto che richiami un po' la cucina romana, perciò sì, volevo fare carciofi, sì, e pecorino romano. Ah, buono, ci piace. Poi,
se riesco in base ai tempi, fare anche una salsina di pecorino. Com'è la salsina di pecorino? Latte, pecorino e poi un po' di fecola per allora, amalgamare. Metti intanto un pentolino e mettiamo il latte, okay, così certo, ce l'abbiamo a temperatura e vediamo se ci riusciamo. I carciofi li condisci un pochino, presumo, vero? Sì, sì, ora li cucino. Li condisco. Perfetto. E questa carta di riso la metterai in ammollo. Questa esatto, si è rotta perché con le luci queste paste, anche la fillo, mi raccomando, aprila solo quando la utilizzerai, è piuttosto, si asciuga in un attimo, sì, ovviamente. Quindi questi si lasciano in ammollo, poi cosa fai? Li piastri dopo? Sì, vorrei piastrarli. Fra un pochino ti conviene metterli in ammollo, così okay, ti fai già gli involtini. Te li metto io, guarda, non è un aiuto in realtà. Sì. Ok, se vuoi dargli questa nota di pecorino, sono sicuro che a 1,5 sicuramente fai un favore. Sì. 1,5 è tutto Ricky, è 1,5. Ah, perché... Allora, questo taglio bello giuliennato, bravo. Sto tagliando fino fino in modo da non rompere. Chi ti ha insegnato a cucinare? Sbirci nei tuoi locali, quelli che lavorano dietro in cucina, o c'hai tipo un mentore tuo, una nonna, un vabbè, parente? Sulla cucina quella romana e nonna poi era d'Amatrice, quindi amo molto l'amatriciana e tutto quello che è più rustico e montanaro. E perché hai scelto Spring Roll? Questo orientale l'amo molto io come da assaggiatore, mangiatore, non da cuoco. Sei un giramondo come Barù? No, un giraristorante. Giraristorante, ok, quindi l'etnico in Italia. Il più, cioè, dopo la cucina italiana, quella che amo di più è quella orientale. Non ti fossilizzare tutto sulla carota, perché secondo me la quantità per farli ce le hai, eh. Cosa vuoi mettere anche dentro? Soprattutto di cavolo. Qui ho messo il cavolo cappuccio, ci ho messo un po' di sale per fargli togliere l'acqua. Sì, però devi girarlo. Se metti il sale devi girarlo. Lo giri così poi dopo... Mazza, quanta roba hai tagliato. Ma... così faccio mangiare tutto i giurati. Intanto facciamoli mangiare, perché fra 5 minuti e mezzo devo dargli il piatto. Okay. La cremina, se viene, bene. Altrimenti l'importante è che sia fatto bene l'involtino, che se lo vuoi piastrarlo, ti conviene mettere una bella padella sul fuoco, così sì, si arroventa, senza grassi, non succede niente. Ti chiedo una cosa, Rita. Dimmi. Ti basteranno questi carciofi, visto che ce l'hai già pronti, per farne 3? Mettine altre 2 dentro. Li volevo tenere un po' a dieta. Sì, però se li lasci a dieta, poi stanno a dieta anche con i voti loro, occhio. Qua stiamo facendo il composto, quindi germogli di soia, champignon, carotine, cavolo cappuccio leggermente salato, sì, e il concentrato di pomodoro dove lo metti? Sto facendo una salsa che può essere veloce con un po' di concentrato di pomodoro, un po' di soia, un po' di... per dargli un po' di dolce, un po' di ketchup e vorrei metterci un pochino di miele ancora per renderla più densa. Vai, allora fatti bene gli involtini, eh? Sì. Che dovete tanti cominciare a girarli. Il latte secondo me è un po' pochino, mettine di più, così le usi meno, però ce l'hai a disposizione. Certo, a casa sarebbe uno spreco, però qua dobbiamo combattere con il tempo. Basta olio, basta olio. Assaggia, assaggia, assaggia. Il sale è attenta perché c'è il pecorino romano che è bello, bello sapido. Spring roll, parto da Xaba, che sì, è un po' anche la forma, aiuta anche sì, proprio nella mise en place, nel far belli i piatti. Ma sono molto carini, soprattutto secondo me sono molto belli quelli fatti con la carta di riso perché rimane trasparente. A me piace mettere dentro verdurine di colore diverso, quello che c'è, anche pisellini, le carote vanno benissimo. Se sono verdure che si possono cuocere le faccio solo sbianchire, quindi le tuffo in acqua bollente proprio neanche un minuto e le tiro fuori. O altrimenti verdure crude come il cetriolo o anche l'avocado che aggiunge un po' di cremosità al posto del tofu. Li lasci crudi, sì, no? Cioè freddi. Li lascio crudi e non li piastro nemmeno a volte, ma ne faccio tanti piccolini da mangiare in mano come aperitivo. A me ci potete mettere di tutto dentro? Con della salsa di soia per intingere. Dentro puoi mettere anche un po' di hummus se magari ti avanza da un'altra preparazione, giusto per renderlo cremoso, perché quando non li cuoci chiaramente le verdure crude sennò un po' si separano. Sai che anche degli avanzi buoni, cioè avanzi tipo di un pesce arrosto, di un pollo sfilacciato, conditi bene, messi dentro, ti cambiano l'effetto triste visivo, sì, in un qualcosa di... anche di tritato. Di tritato? Sì. Tipo? Spring rolls di tritato, di carne. Di manzo? Sì. Poi butti via dall'esterno e ti mangi solo... No, ma mangi tutto così. Ma fritto quindi? È buono. Non mangiato, hai mai mangiato l'involtino vietnamita, che non è la stessa esatto, cosa quello che si io mangia andavo a un vietnamita credo ormai 20 anni fa
Non mi ricordo che forse c'era qualcosa del genere. C'era, l'invertito vietnamita di solito è manzo tritato, sfilacciato dentro e ci sono gli spaghettini di soia o di riso con i germoglietti. L'avrò mangiati 750. E si mangia con la menta e la foglia intorno. Quelli sono fra i miei preferiti, però spring roll è un po' diverso. Sì, dai. Un po' più dietetico. Beh, li fanno in tutto, no? In Asia li fanno tutti diversi e variopinti. A me piacciono di verdure, fritti, ben fritti, croccanti, e quello che mi piace di più è le salsine che l'accompagnano, certo. Molto sweet and sour, agrodolce e piccante anche. Sì. Ale! Il tabasco ci sta benissimo. Il tabasco ci sta Alessio, bene. Sentito cosa ha detto Barù? Ben fritti, sì. Friggiamo, friggiamo. Friggete. Poi l'hai scelto tu, Manca pochissimo tempo, anzi... Il tempo è finito in questo istante, ma vi do il tempo di finirlo a voi. Scusate il gioco di parole, ma sto cercando di capire quanto vi manca, perché in tutta la puntata i minuti sono quelli, quindi dovrò toglierli nella prova successiva. Però daje. Allora, dico intanto a casa cosa non dovete fare. Prima di tutto, quando si deve friggere qualcosa, l'olio, soprattutto se avete dei tempi stretti, è la prima cosa che dovete tenere sott'occhio, perché se lo mettete troppo alto vi si brucia e buttate tutto, se lo tenete basso fate un fritto moscio e ovviamente dovete aspettare quel tempo, quindi sempre un attimo di occhio all'olio. E poi, questo è un consiglio per non sprecare, ovviamente qua nella fretta non c'è problema, lo capiamo, però questa pasta si asciuga facilmente, quindi quando lo usate solo un foglio chiudetela, avvolgetela subito con la pellicola. Poi, altra cosa che potrei consigliarvi, no, adesso bisogna impiattare, io mi sbrigherei. Un'altra cosa che volevo dirvi è, se volete fare una cremina espressa come voleva fare Rita, con la fecola, il formaggio, in realtà basta prendere semplicemente il pecorino o il parmigiano, quello che volete rendere cremoso, se avete veramente fretta, e prendete un po' d'acqua calda, lo versate nel centro in una bacinella, con la frusta incorporate piano piano la base grattugiata e vi viene una fondutina base acqua, senza stare a cuocere e fare il resto. Piatti, ho bisogno dei piatti. Sembra facile da casa, eh? Allora, bravi, no. Nel senso che sarò schietto oggi. In 10 minuti troppe robe, così non è possibile farle. Quindi, una montagna di troppi ingredienti adesso, troppe cose, e poi alla fine, vedete? Il risultato poi è che non ce la fai a farli. Gli altri due non ne ha fatto uno solo, ne ha fatto? Per assurdo, Rita ha fatto un ragionamento furbo, ha messo solo un ingrediente dentro e ha evitato un'ulteriore cottura controllata come la frittura. Secondo me l'ha fritto anche bene, perché ha un bel colore. Però ne hai fatto uno. A dieta. No, allora, non ti giudico sulla salsa perché non è riuscita bene e va rivisitata molto. Però l'involtino non è male. Grazie. Croccante, carino, buono. L'involtino, singolare. Sì, l'involtino. Sì. È cotta la pasta? Sì. Quanti giri hai fatto di filo? Due fogli. No, non è male, No. Frittura non è male. Sa di niente? Sa di niente. È verdura nella pasta filo. Sì. Quello è l'involtino. Vabbè, però c'è un po' di spezie, di cose, c'è anche la verdura. Solo così, non c'è un saporino, una cosa. Ha messo cose molto lisce, sì. Una numanza, una cosa, niente. Sabba, poi dimmi tu, magari. Sì, in effetti a casa potete spingere un po' anche di cose che rimanendo dentro, poi quando li tagliate danno profumo. Bene l'esterno, la frittura è fatta bene, i giri di filo sono corretti, l'interno è insipido. È vero che questo è un piatto delicato, comunque non deve avere un sapore forte, però devi ravvivare un po' di contrasti, altrimenti è veramente solo carota e cavolo. Il sale non basta da solo, cioè serve un po' di acidità. E che cavolo. Rita! Bravo, perché alla fine si mangiano con le mani, però piastrati. Lei ha messo carciofi e pecorino dentro. E un po' di salsa di soia. E un po' di soia. Ma guarda, l'idea è carina, perché fai un involtino, però anche se mi dai un coso di carciofi senza la pasta di riso fuori è uguale, però che ti devo dire, il carciofo è buono. Buono. Brava. Manca una salsa, manca un po' di qualcosa. Vabbè. Però mi è arrivata alzando le mani dicendo io sono qua senza troppe pretese, intanto il piatto è finito. Se faceva la cremina magari di formaggio sarebbe stata una bella idea. Riccardo, salvami tu, perché è dedicato a te. Ma è buono. Adesso vediamo.
Ora, io non so, chiedo a Simone, ma questa pasta, cosa greca, come hai detto? No, questa è foglia di riso. Una foglia di riso. Può diventare Spogliere. Più croccante? Se la, allora, in teoria si ammolla e si lascia proprio molle, elastica, ha una consistenza che non so se ti piace, quella normale. Però è così la regola. No, ma addirittura piastrata ha cambiato un po' la consistenza. A questo punto forse se la piastri ancora di più, sì. Perché dove ha toccato bene la padella è un po' croccantina è diventata. Ho capito. Magari un po' più cotta, se la fate cotta era più divertente. Va bene, come gusto ci siamo. Grazie. Sì. Il carciofo era cotto. Sì. Il pecorino era grattato. Però sono venuti. Il sapore è gradevole, è uno spring roll un po' atipico perché non sa di Oriente. È uno spring roll Roma-est. Roma che si è trasferito dall'Oriente nella capitale. Premio il fatto che ne hai fatti 4, le hai arrotolati bene. La piastratura è corretta perché se la piastri troppo è talmente delicata che rischi di bucarla, quindi è giusto che rimanga così un pochettino morbida. Il sapore è carciofo, carciofo col pecorino. Voti? Questa è quella di Rita. Che è una Zeta? Zorro. No, ah. Sette a sei per Rita. Ma davvero? Hai visto? La fortuna dei principianti. Ti sei incasinato la vita da solo. Meno cose, c'è poco tempo, semplicità paga. Adesso serve anche un po' di creatività, però prima diamo una sistemata. Pubblicità, torniamo subito. Allarme spring roll, allarme spring roll. Non è andata alla grandissima, però abbiamo dato due o tre idee per migliorarle a casa. Ha vinto Rita di un punto. E adesso sceglie lei. Si parla di pesce, branzino o moscardini. I moscardini tendono un po' a diventare duri se non si è bravi a gestirli. Quindi mi sembra che la scelta sia abbastanza facile e immediata. Non branzino. Non volevo spingerti a, ma forse è più facile. Il branzino è lo splendido pesce base per una prova di creatività. Allora, filetti di branzino già pronti sul vostro tagliere. Rita ha vinto la prova, quindi entra per prima. Pronta? Vai! Okay. 45 secondi per te. Posso? Così ti ricordi la prossima volta di chiudere bene lo spring roll. Fra un attimo ti do il via. Avocado, uova di lompo. Vai, vai Alessio. Alessio invece esce con della farina. Tagliere, buono. Cos'è? Mix di mentuccia, basilico, peperoncino, aglio, soia da tutte le parti, olio di semi. Cos'è quella ricotta? Cos'è? Ricotta. Granella di nocciole. Di nocciole. Ultimi secondi. Un mango. Mango branzino. Pronto? Sì, farò tranquillo, puliamo dopo. Adesso vi do 12 minuti di tempo per fare un branzino creativo ma buono. Via! Nel senso che prima di tutto deve essere buono, poi magari anche creativo. Allora, Rita, raccontami cosa vuoi fare. Se mi sei troppo vicino mi emoziono, Allora, però rimani assolutamente. Concentrati, dai retta a me, concentrati sul piatto. Allora, intanto ti sposto gli ingredienti. Grazie, sì. Vai, dimmi. Niente, voglio... Prima ovviamente devo cucinare il branzino per poi fare una mousse con della ricotta e sotto fare un strato di guacamole. Quindi guacamole, un po' di spolverata di nocciole, il branzino e poi sopra un po' di... Guacamole, non hai gli ingredienti per il guacamole? Fra il lime e avocado? Sì. Ok, allora... Ci provo. Come ci posso provare a farlo? Diciamo che il branzino è un pesce pregiato. Sì. Che cuoce pochissimo e soprattutto se è tagliato alle striscioline e che l'avocado è schiacciato con il limone è già pastoso. E spesso e volentieri un piatto con due consistenze pastose. Anche la ricotta è già
e punto, avocado. Quindi potremmo eventualmente cuocere dopo il branzino e fare prima la mousse di avocado e poi ci metti il branzino a pezzettini sopra, se vuoi rispettare il branzino. Quindi invertire e mettere la ricotta nel... Oppure, ultima opzione, hai delle due parti dorsali del filetto e la parte della pancia invece è un pochino più bassina. Potresti fare quello che vuoi fare con la parte della pancia, okay, così mi sento meno in colpa verso questo splendido pesce e ce lo frulli e fai quello che vuoi. Poi mi raccomando, mi cuoci questi due pezzettini bene in padella e basta e li servi sopra, fidati di me. Ovviamente, lo rispettiamo di più così. Peperoncino... aglio e erbette, bello spinto, eh? Allora, che fai? Qui sto preparando la salsa intanto, per non rischiare di non impiattare all'ultimo. La salsa un po' in stile thailandese, perché la, il basilico thailandese è molto diverso dal nostro come profumo, quindi... Molto più speziato, molto più pungente. Ho messo un po' di menta, un po' di aglio, un po' di peperoncino per renderlo un po' più saporito, un po' più profumato. Ok. Poi lo cuocerò un pochino e cercherò di creare una... spero di riuscirci una... Friggi ancora? Sì, lo friggo come fanno in Thailandia, che fanno questa deep fried, insomma, imbevuto. Loro lo fanno col pesce intero, io lo faccio col filetto perché almeno rimane un po' più delicato. E ho pensato di abbinarci sotto nel letto del piatto il mango. Ricky fa sempre il branzino con il mango a casa. È un continuo. Però ci sta, è dolce e acido. Sì. L'unica cosa è che questo tipo di cottura che vuoi far tu, in Thailandia, sì, è fatta friggendo la lisca del pesce, con la testa e tutto, e in modo che con la farina le parti che rimangono un po' fra le lische poi diventano quasi divertenti, da un po' ciccose, un po' divertenti da mangiare. E poi sopra ci si riserve i filetti o fritti e poi messi in salsa, o addirittura fatti semplicemente in padella o wok, buttati proprio sulla lisca del pesce fritta. Anche a Milano c'è un ristorante di una mia amica dove vado spesso, che è cinese, e fanno questo tipo di preparazione. Quindi farina 00, anche la farina di grano duro rende bene una semola rimacinata. Dimmi, Baru. No, in Cina infatti mangiano anche le lische, proprio lì da, cioè questo livello di croccantezza molto elevato che a loro piace. Soprattutto sul rombo, su, dove c'è la lisca un po' cartilaginosa, si mangia proprio tutto. Sì? Arrivi preciso, mi aiuti? Grazie. Ma sì, aiutala. Aiuta. No, mi serve un poco. Allora, intanto la parte croccante che vedo qua la togliamo, perché se si spreme con i semi dentro magari poi è un problema. Ne metto un po' di più, posso? Assolutamente. Ok, trattalo bene, così si rompe. Trattalo bene, eh? Bravo. Se no con due cucchiai e una spatolina. Allora, che ci metto altro limone, visto che ho aggiunto avocado. Uh-huh. Allora, hai capito cosa ti stavo consigliando? Spatolina, lì. Spatola piatta. Perché così si rompe, appena si cuocerà del tutto si romperà. Allora, io ti stavo consigliando prima, poi non posso sennò aiutarti troppo, però ti stavo consigliando di cuocere prima le parti della pancia, così ci facevi la mousse, e poi magari dopo le parti dorsali, perché sennò si cuociono troppo. Spatola, ma con te accanto mi emoziono. Ancora, concentrati su quel branzino, vabbè, per favore, sennò divento cattivo. No, mai far arrabbiare Simona. Quindi non sei fidanzata. Simona, se mi vuoi invitare a uscire, puoi chiederlo direttamente. Simone, ti tocca. Sono domande di default a Cuochi e Fiamme. Allora, l'hai salato? Un piatto normale, sì, un pochino sì. Non mi hai detto che ti devo fare qui, schiacciare poi? Niente, basta così. No, allora, guardalo. Piatto, sì. I piatti sono là, quelli che vuoi aiuto. Ok. Spatola. Non vuole usare la spatolina. No. Qua tagliamo il mango. Vuoi che assaggi se è buono? Sì, grazie. Scusa mai. Adesso, questo splendido frutto, che è forse tra i miei preferiti, di quelli non canonici, chiamiamoli tropicali, finalmente lo fanno arrivare anche via aerea. Così non arrivano più quei manghi duri che non sanno di niente, sono un po' allappanti, ma arrivano questi splendidi frutti. Ma meno male che arrivano via Rio, ma mi mancava. A me piace Ricky, per esempio, mi piace tantissimo. Lo so. È buonissimo. Più che altro sai cos'è che il bello del mango? È che ti ricorda magari i posti tropicali dove hai mangiato il mango buono. È vero.
Pochi sanno che adesso è stato inaugurato un volo Roma-Terracina, per Terracina-Roma, per le fragole espresse. Cotte alle 5 e mezzo, alle 6 e 10 te le mangi al mercato, capito? Con il volo. Arrivano con l'elicottero, le fragole lì con l'elicottero che gli mandano i cestelli, capito? E arrivano via le fragole di Terracina, meravigliose. Vi spiego cosa vuol, qual è il valore aggiunto. È che frutta che arriva oltreoceano via nave, ovviamente viene raccolta molto, molto prima della maturazione, quindi viene staccata dalla linfa della pianta e matura con i suoi stessi zuccheri. La questa nave. È la nave. Se invece prende l'aereo, così viene staccato ovviamente a maturazione sulla pianta e poi nell'arco di una giornata arriva sui nostri mercati. Se invece costa prende di più, il treno, che succede? Che affonda, perché oltreoceano ci passa. Allora, Saba, rientriamo un po' sul tema. Abbiamo un branzino. Io sono un po' perplessa, devo dire, perché il branzino è un pesce così nobile, così saporito. Devi prenderlo pescato o eventualmente anche allevato, sai da dove viene, ma proprio cuocerlo il meno possibile e insaporirlo il giusto. Quindi sono molto curiosa di vedere queste due preparazioni. E non farci le mousse. No, allora, questo a me hanno insegnato che è un pesce talmente bello che va servito il più possibile intero. Io adoro farlo semplicemente al sale, non è creativo, ma è buonissimo. Se lo vuoi sfilettare o se ce l'hai a filetti, puoi farlo con dei pomodorini in stagione, con delle olive, un po' all'acqua pazza, insomma. Ma semplice, 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 perché devi sentire il sapore del mare nel brandino. Ha questa carne bianca, soda, che devi... cioè, è un piacere proprio gustarlo in bocca. Se fai una mousse, magari la fai con un pesce un po' meno nobile o con gli scarti. Noi prendiamo due gamberettini di quelli vivi, piccolini, una lenzina dello 014, ci mettiamo sugli scogli lì davanti a Piombino e ci peschiamo una bella spigola. Non che vedo ci l'ora, fa Baru? Non vedo l'ora, Simone. Ma io, guarda, lo rispetto talmente tanto che non lo metto neanche sulla griglia, penso un po'. Lo faccio al sale anch'io con magari, ma neanche la maionese, non so, olio e sale. Olio extravergine d'oliva. Non hai detto una cosa a caso, lo fai crudo, sì, se pesco un branzino. Magari però il carpaccio di branzino, per essere tranquilli, abbattiamo anche quello. Però ecco, anche però se facciamo attenzione, perché il branzino è un pesce furbo, pescarlo è difficile, bisogna avere molta fortuna. Bisogna mettere un certe volte un gamberetto lo prende solo di lato con la bocca, tante cose. Sì, tutto quello che dico negli spazi pubblicitari se lo ricorda. Sì, hai capito. Sì. Un bicchiere per tutti e qua, per tutti e tre. Sì, perché è una coppa Martini, quindi vorrei chiamarla coppa Baru, dedicarla a Baru, che è un po' raffinato. Dopo era questo esperimento credo che prenda piede. Allora, in tutti i ristoranti. Fai così, fai dei bocconcini spezzati e li metti qui intorno se vuoi. Okay. Hai assaggiato le preparazioni che hai fatto? Oh. L'hai assaggiata la mousse? No. No, ma... Beh, mi sembra sorpresa. Alessio non vuoi friggere? Vado. Guarda, sei pronto, però devi farlo, perché secondo me se no fai tardi. Vai. E adesso, che lo friggi, ragno, va scolato ragno, su della carta ragno, assorbente. Ragno, schiumarola, ragno, carta assorbente, piatto lungo. Allora, intanto lasciatelo con le squame se lo fate al sale o alla brace. Fatelo squamare se lo fate in forno o in padella. Questo è un grande classico, però a volte si sbaglia. Quindi io lo faccio al sale. Visto che è una ricetta banale, magari do per scontato che tutti lo sappiano fare. Io vi dico come lo faccio. Io prendo delle erbe aromatiche, le prendo quelle che trovo in giardino, non c'ho una ricetta perché non entreranno tanto nel pesce. Mi serve un pochino più per la parte estetica della mia crosta di sale, ma soprattutto perché arriva il profumo non nel pesce, ma arriva fuori. Cioè, quando lo servo in tavola, visto che si serve con la crosta, le erbette sopra danno un bel profumo. Quindi non vi fossilizzate sulla scelta, anche del semplice rosmarino, per esempio, sta bene sfogliato, quindi staccate gli aghi, li miscelate con un chilo di sale grosso almeno, dipende da quanto è grosso sto pesce, e aggiungo anche un albume d'uovo dentro, su almeno un chilo e mezzo di sale aggiungo un albume d'uovo, perché mi aiuta un po' a lavorarlo. Lo lavoro con le mani, un po' in modo da far impregnare l'umidità dell'uovo, prendo il mio pesce, faccio sì che non entri il sale all'interno della pancia e non mettete all'interno del pesce limone o roba strana. Io odio le erbe aromatiche, il limone che cuoce dentro il pesce, perché dà un amaro molto forte all'interno. Copro tutto, quindi metto il sale sulla teglia, pesce all'interno e sale sopra, e vado in cottura in forno. È fondamentale il mettere la teglia in mezzo al forno e avere un forno leggermente ventilato. Se non avete un forno solo statico, ogni tanto aprite un pochino
la chiusura del forno, aprite lo sportello perché così vi evapora un pochino più di umidità, altrimenti il sale, se si lessa un pochino, tende poi a dare salinità al pesce. Più semplice di così, anche perché non avevo tempo. Stop, il tempo è finito. Alessio, dammi il piatto, per favore. Ma se al tuo ristorante fai aspettare tutti così, poi si arrabbiano. Così no, io. Ma se quando vai a cena, se ti fanno aspettare, ti arrabbi. Bravo, bel piatto. Adesso ti devo fare un'altra critica, però costruttiva. Ti sei messo lì a dedicarti a fare la salsa molto bene. Secondo me ti è uscita perché c'è un profumo pazzesco. Al momento che devi impiattare, devi andare giù delicato, perché se mangi questo pezzo sarà fortissimo. No. Vuole abbinare un po' il dolce del mango al molto sapore della salsa. Ci ripeti bene come hai fatto la salsa? C'era aglio, peperoncino, basilico, menta, e poi ci ho messo soia, ci ho messo un goccino di maizena per addensarla. Beh, tutto sommato, la salsina è forte, molto. Il mango ci sta bene anche, l'avrei solo fatto magari con un altro pesce un po' più povero. Sarebbe venuto un piatto buono, però copre molto il sapore della spigola, che a me piace. Era il tema. La spigola era il tema, dici. Ti vedo distratto. No, è che devo dire? È che questo pesce... Non sento la spigola, però voglio essere buono, che c'è una buona idea, però non la fare con la spigola. Sì, perché è molto delicata e spesso e volentieri più la si rispetta, quindi meno roba gli si mette sopra, meglio è. Però questa è creatività, quindi secondo me l'hai beccata appieno. Adesso vediamo se piace a tutti. La cottura è fatta bene. Il mango va mangiato separatamente, se no se lo mangia il branzino. C'è anche una cosa piccante, buona. C'è tanto peperoncino. Va bene. La creatività effettivamente non posso dire che non ci sia, perché col mango io non l'apprezzo così tanto, ma vabbè. Anche crudo, in tartar col mango sta molto bene. Sì. Molto bene, sì. Perché il mango sa un po' di pesca, no? C'ha questo finale un po' dolce, acido, e automaticamente ti pulisce la bocca senza mettere l'acidità che ti cuoce il pesce. Sempre a chi piace. Il piatto è gradevole. Io trovo cotto bene il pesce, molto saporita la salsa. Mi piace il retrogusto piccante che sale in gola e che viene un po' stemperato dalla dolcezza del mango. L'unica forse nota negativa che posso trovare è che preferirei farlo con un pesce tipo un pesce persico, che ha un po' più fibra e costa anche meno, e probabilmente riesce a reggere la salsa in maniera più importante, perché così proprio il sapore del branzino lo perdi. Cioè, se non sapessi che è branzino, faccio fatica a riconoscerlo in un boccone, perché i sapori sono un po' sovrastanti, però l'insieme è gradevole. Grazie. A me piace. Togli i semi dal peperoncino quando lo frulli così. Coppa Barù? Rimane molto... Esatto. Hai messo l'erba cipollina tagliata anche dentro, eh? Sì. Non sono riuscito a fermarti da questa cosa. Allora, l'idea tua di mettere i pezzi di spigola sopra è geniale, molto buona. Il sotto è... non si capisce nulla. Ci ha messo le noci anche, cosa ci ha messo? Nocciole tritate. Ah, ecco, anche le nocciole tritate, sì. È tipo, non lo so, sembra un dolce, sembra quasi un dolce... Lei voleva un po' di creatività, probabilmente voleva aggiungerla, sì, con questo. No, vediamo troppo... Meno roba, eccetto le nocciole, basta. Probabilmente, devo essere onesto, forse era quasi meglio se avessi invertito la degustazione, perché ovviamente lì usciamo da un piccante aglio bello spintoso, questo invece è molto più tenue, però so che voi riuscite a cancellare i precedenti, no? Il pesce è strepitoso, poi arriva qualcos'altro che non ci si capisce niente. Peccato. La parte di crema con... Però era sapido, era buono, era proprio... Ma ci hai messo del sale da qualche parte? Sì, sia il pesce che la mousse. Il pesce è cotto bene ed è fatto bene. Penso due consigli. Intanto, se vuoi davvero fargli un letto di avocado, la ricotta, perdonami, il formaggio non c'entra proprio dentro questo gusto. È meglio servirlo, anziché in un bicchiere, in un piatto, magari mettendo i tre elementi vicini, in modo che una persona possa dosare al palato e mangiare anche prima i sapori più delicati e poi quelli più forti, perché così a cucchiaiata l'erba cipollina è tagliata troppo grossa. Da un po' fastidio in bocca. Capisco che hai voluto privilegiare il colore ed è molto gradevole da vedere, però
è forse un po' troppo creativo. Il pesce l'hai cotto molto bene, brava che hai ascoltato il consiglio. L'avocado secondo me ci sta. Toglierei sicuramente l'erba cipollina, la ricotta e le nocciole. Se no i sapori sono troppi per entrare nel palato così in bocca e anziché stupire un po' confondono. Vabbè. Voti, voti, abbiamo capito che il pesce quando è buono va lasciato più neutro possibile. Qua però chiedevamo creatività, quindi secondo me hanno agito comunque nei paletti giusti. Mm-hmm. Questo è il piatto d'Alessio. Una strizzata d'occhio all'Oriente, in questo caso la Thailandia, non è andata niente male, Per poi passare a Rita, che invece è andata più sul Sud America, forse con l'avocado. La ricotta non è sempre domenica, Le nocciole, sì. 12 a 6 per Alessio. Bravo Alessio. 18-13 totale. Allora, dopo cucinerò io una piccola cosa per voi e voi dovete semplicemente renderla bella nel piatto. E lì vale la stessa regola del branzino: meno roba, meglio è. Prima un po' di pubblicità, torniamo subito. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme, amanti della cucina. Qua abbiamo fatto un po' di passi falsi e siamo migliorati sul branzino. Vieni Rita, vieni di qua. Mi date il punteggio, quanto stanno? Abbiamo detto 18 a 13. Allora, faccio praticamente una crespella, però non tonda. Faccio con lo stesso impasto a crespelle, quindi per intendersi ho fatto mezzo litro di latte, ho aggiunto un po' più di farina del normale, quindi di solito faccio 200 grammi, ho messo 230 grammi di farina, 2 uova. Ok, poi prendo un pezzettino di burro per rendere ulteriormente antiaderente la mia padella, deve essere molto larga perché voglio ottenere una sorta di reticolato, in modo da poter fare io ho preso delle verdure, in questo caso più greche, per fare qualcosa da mettere dentro a un involtino, però che sia visibile dall'esterno, non sia nascosto dentro. Quindi prendo il mio pezzettino di burro, vado in padella, lo spargo e lo tolgo automaticamente con la carta assorbente, così ci rimane un piccolo velo. Poi faccio un tagliettino minuscolo nel sac à poche e con questo inizio a fare il mio reticolato. Prima in un verso e poi ovviamente nell'altro. Che succederà adesso? Che io otterrò praticamente una sorta di rete di crespella che poi arrotolata mi darà modo di poter vedere all'interno gli ingredienti. Quindi potete farla più o meno fitta a seconda di quanto deve tenere, ma allo stesso tempo se invece la fate poi asciugare di più vi vengono delle cialdine per metterle, che ne so, a mo' di vela. Faccio un esempio, ho preparato prima, voglio far vedere tutte e due le versioni, cioè queste sono un po' più seccate, spezzate e usate tipo cialdina, ok? Ma automaticamente, se la cuocete in maniera classica, vi viene malleabile, lavorabile, quindi automaticamente io posso prendere la feta, spezzettarla un po' con le mani, questa e dei pomodorini, poi io, mentre la crespella a rete comincia un pochino a cuocersi, comincio a prendere la mia spatolina, così che stacco bene l'esterno, che ovviamente ho fatto un giro intorno in modo da poterla unire bene, altrimenti lateralmente poi si gira male. Se avete paura, dicevo prima, battete, così si stacca sempre meglio il tutto, e poi semplicemente tiro su e cuocio dall'altro lato, ok? In questo modo ottengo delle crespelle a rete fatte così. Quindi se io metto all'interno, che ne so, dei fettine di cetriolo, dei pomodori, faccio un'insalata greca in una crespella thailandese, se non è fusion questo, metto delle olive, questo per farvi vedere che, visto che ho preso degli ingredienti colorati, in questo caso, è molto molto semplice poi farli vedere, quindi piego all'interno qui, piego all'interno di qua, vedete si rilega tutto a quello che avete fatto voi prima, e poi chiudo così, in modo da poterla servire con una parte croccante in una retina, però a vista, ok? Questa è uscita e me la mangio io. Adesso finiamo di cuocere questa, torna in postazione Rita, che vi do a disposizione queste retine per poter fare semplicemente un impiattamento bello. Non dovranno mangiarlo, adesso vi spiego meglio.
È una rete di crespella l'ingrediente base per la prova di presentazione. Allora, gli ingredienti di cui parlavo poco fa sono qua. Cercate di scegliere bene il colore a seconda del contrasto cromatico che volete dargli. Questi sono alcuni consigli. 3 minuti, via! E il consiglio totale è... Less is more. Less is more. Less is more. Oh, Simone, more is more. Quindi... Oppure esagerate. Però se vogliamo fare il barocco bisogna avere un'abilità veramente particolare. Altrimenti meglio fare una poi cosa elegante. Poi non basterebbero 3 minuti, no? 2, 15 secondi. Però questa può essere anche, insomma, una cornucopia, un cono con cui escono degli ingredienti. Dicevo, può essere spezzettata. Puoi anche mettere tutto sul piatto e appoggiarla sopra. Puoi fare un effetto tovaglietta, ad esempio, molto mise en place, minimalista, ma graziosa, come sotto proprio sotto piatto. Sopra il piatto. Sotto il piatto. Sotto cibo. Facciamo le tovagliette Riccardo Rossi con la crespella al pecorino e apparecchi con la tovaglietta e ti mangi anche la tovaglietta. La tovaglietta, beh, per i single, non sparecchiate nemmeno. La tovaglia pane. Non devi mandare alla lavatrice, cioè altro che tessuti che non si macchiano. Oppure si mette una matriciana e sopra una crespella a coprire, a proteggerla. Ad avvolgerla. Ad avvolgerla. Hai mai visto roba del genere, magari altre versioni? Ma io le vedo molto col caramello, le fanno? Sì. Può essere? Con lo zucchero. Con lo zucchero. Ah, croccante. Sì, croccante, sì, tutte quelle cosine. Perché ci sono questi chioschetti, tipo proprio con le rotelle, tipo ex chioschetto del gelato, con questa piastra sopra. Ma dove? In giro, nelle stradine di posti, io l'ho trovato in Thailandia. Ah, ecco, bisogna andare fuori Roma per avere questa roba. Sì, bisogna uscire dal grande raccordo anulare per vedere queste cose. Quindi oltre Orte. Sì. Ecco, no, per capirci. Nel ho citato un importante snodo ferroviario, tra l'altro. Ecco. Sì? Nell'estrema periferia romana. Sì. Comunque in realtà è una crespella, poi si vede mille tipologie, mille tipi. Io l'ho vista fare con dentro delle uova, del prosciutto e altre cose che appesantivano parecchio. Però mi è piaciuta l'idea della retina. E qui ho detto nella prova di presentazione, questo è facile, zan 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 si fa. Se invece fate la stessa preparazione e la mettete in una teglia da forno con carta forno e la fate dentro ovviamente la camera calda del vostro forno, vi viene proprio biscottata. E quindi in quel caso la potete aggiungere dello zucchero e del burro e farla proprio croccante e dolce. Questa è neutra, l'hai fatto salata? No, neutra, non ho messo né sale né zucchero. Perché allora un po' dolce va benissimo anche per la frutta tagliata, anziché il classico piatto di frutta, tagli la frutta e poi la avvolgi. Come hai fatto tu prima, molto bene. Questa bello. È un'altra idea, ecco, lui ha preso l'idea del cono. Tra l'altro con lo zucchero ricordatevi che poi diventa ovviamente più scura, perché si caramella un pochino, e automaticamente lo zucchero tende a dare un po' di croccantezza, quindi magari è meno adatta da arrotolare, più da farci cialdina. Lei mi sa che lo so già, Alessio, tu un personaggio famoso per cui vorresti cucinare della storia o del presente? Massimo Troisi, più che altro per il piacere di mangiarci insieme dopo. Di questa cosa. Tu ce l'hai? Andiamo a cena noi? Ma si molte tocca. Se vinci stasera facciamo una pericena. Mi contro la giuria. Senza piatti che hai preparato tu, però, eh. Ovviamente. Facciamo un'altra cosa. E tutta la giuria che adesso voterà perché il tempo è scaduto. Stop. Ha un nome? Il mazzolino di fiori. È tornato il prezzemolo. Tutto sommato, con un po' più di pulizia e ordine, il concetto mi piace, il mazzo mi piace. Magari potevi usare questa fogliame dentro un po' meglio, per dargli colore e non sotto, però un po' più di pulizia e... Grazie. E c'eri. Questi fiori di pomodoro? Ma questi ma mi piacciono, dai, sono simpatici. Sono simpatici. Sai che mi ricorda? La crocchia delle vecchie di paese. Quella cosa si mettono qui, capito? Tutta. Grazie Ricky, anch'io ti voglio bene. Così. Perché? Perché l'ho fatta io. Che? La crocchia. No, ma messa così, che vuol dire? Non è quello. Si vede che avvolge, capito? Il capellame sta lì dentro. Sta foglia piacerà molto a Xamba. Però effettivamente la retina, io devo dire, mi sembra un po' complicata da gestire, questo va detto per i nostri concorrenti. Certo, se la riempivi un po' di più, magari aiutava con un po' di merce. Forse un po' di quantità in più, si vede solo il prezzemolo.
Sabba, parole tue. Non ho badato ai sapori, ho pensato solo... No, no, non ti preoccupare. Ho mischiato delle cose. Stavo guardando solo l'estetica. Dunque, la retina secondo me è bellissima, cioè è veramente una cosa che nasce giustamente per l'estetica, non tanto per il gusto. Però se mi tagli i pomodori per fare dei fiori, per favore, metti la parte col picciolo sotto e sopra la parte bella, perché è come mettere una rosa all'incontrario, no? Sul gambo e la testa nell'acqua. L'idea è carina, ma l'esecuzione è disordinata e lo rende un po' bruttino, un po' mortificata la retina. Ecco, forse quello che voleva dire Riccardo è che un prodotto che poteva diventare molto elegante, molto raffinato, così è un po' mortificato. Cambio? Rita, ha un nome questo piatto? Beh, visto il mio fil rouge è stato man mano dedicare un piatto a ogni membro della giuria, questo è dedicato a Xaba e magari è ventaglio primavera. Sì. Io pensavo più un omelette che trovi a Pantelleria, una omelette siciliana, un po' con gli aranci. Bello, ti devo dire, a me piace, semplice, i colori sono giusti, il blu del celestino del piatto con l'arancio e tutto. Solare. Solare, estate, che bello, andiamo al mare. Simone, stasera esco con Barù. Vai. Ti ho rimpiazzato. Va bene, allora vince la... Visto, fanno presto, basta poco, finché aveva bisogno di me... Allora, questo piatto secondo me è fatto meglio, il piatto è molto giusto, vedendolo mi torna in mente che forse un piatto dello stesso colore poteva essere una fiamminga o la mezzaluna, te li ricordi? Non so nemmeno se ce l'abbiamo nella piattiera, la fiamminga. La fiamminga. O la mezzaluna per la salata. Io ce l'ho a casa la mezzaluna. Hai capito? Di cristallo, di bohemia. Che belle che erano, che bei tempi, quando ti servivano l'insalata nella mezzaluna a sinistra. A casa mia c'è ancora. Anche a casa mia, ma è solo a casa nostra. Ma è una mezzaluna, non ci vuole niente. No. Solo io la mangio dall'insalatiera. No, sei in buona compagnia. Dunque, il piatto è molto carino, come lo hai strutturato, i colori sono giusti. Sinceramente, almeno in questo caso, la retina è stata valorizzante per quello che poteva essere magari un contenuto di un'insalata un po' più banale. Un consiglio, quando utilizzi degli agrumi, togli sempre i semi, perché sono brutti da vedere, a parte te li puoi trovare in bocca, ma sono proprio brutti da vedere. Ma per il resto, devo dire che ti sei impegnata e... il risultato è gradevole, grazie per questo ventaglio. Ma a Rita gli piacciono i semi, aveva provato a metterli anche nella guacamole. Lo so, perché ha sentito che fanno molto bene, ma non quelli di limone. Il seme dell'avocado l'ha provato a metterci. No, del lime. Ok, voti. Alessio, 5 punti di differenza, conduce Alessio. Qui Alessio potevi curarlo un po' di più, eh. I fiorellini sono un po' squacquerati. Questo è il piatto di Rita. Legge del pensiero. Attenzione. No, non ci credo. Io volevo il premio di consolazione. Ragazzi, c'è da fare stasera? No. C'è da fare stasera? Usciamo insieme! Sì. Ti sei fatto fregare all'ultimo per il pomodorino. Quant'è il punteggio totale? Ho fatto bene i conti. 12-6. Oddio. 25-24. Ti ha fregato d'un punto. Ti porti a casa un kit con pentole, padelle, casseruole, coperti, tutta la tecnologia che abbiamo sotto. Grazie. Cos'è che hai detto 2 secondi fa? Simo, no. Parla tu con lei che saluto io, perché tu c'è da fare adesso. Allora amici, ci vediamo domani. Domani si inizia così. Ti porti a casa un kit pazzesco. Torniamo tutti i giorni alle 7, 16 e 20, la 7 di 20 e 20. Poche fiamme, così Simone stasera c'ha da fare con la concorrente, siamo contenti. Arrivederci, buon appetito. Ok. Grazie Ricky.